Barletta. A più tardi. Grazie Antonio Lorusso, ci saremo anche noi all'edizione delle 20. Noi torniamo in studio adesso per parlare del nostro spazio dedicato alla salute e oggi affrontiamo un argomento molto diffuso, un tema molto diffuso che è comunissimo a tante persone, l'incontinenza. Lo facciamo con il dottor. Subito le chiedo quali sono le possibili cause dell'incontinenza, dottore. Perché gli uomini sono più rappresentati. Okay. Mentre un'altra forma di incontinenza che è più frequente nelle donne è l'incontinenza da sforzo. Il problema è sempre diffuso, la vergogna, cioè avere una limitazione nel parlarne. Certo. È un problema che accomuna sia uomini che donne, oppure gli uomini forse ne parlano più facilmente? Ma in una certa misura accomuna tutti e due, perché nei primi è allora che si può correggere l'incontinenza senza poi dover ricorrere agli interventi chirurgici. Sì. Come viene eseguita la diagnosi? La diagnosi è soprattutto anamnestica. E periodicamente? Periodicamente esami non sono necessari, gli esami vanno effettuati quando si verifica il problema. E quale tipo di esami? L'esame è dato un invalidante e per lesioni particolarmente acquisto di quello che è un presidio che noi ginecologi aborriamo, cioè il pancreatico.